E il fatto del giorno, come detto, è l'annuncio arrivato ieri, ve ne abbiamo dato conto in diretta, del Premier Giuseppe Conte, che ha citato esplicitamente l'alta velocità Pescara-Lecce, ma soprattutto l'alta velocità Roma-Pescara come opera strategica per il rilancio del nostro paese. Noi siamo in collegamento con Luigi Di Giosaffatte, che è direttore generale di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Non solo Confindustria, associazioni imprenditoriali, ma anche i sindacati hanno accolto con favore, con un plauso, le parole di Conte, di Giosaffatte. Questo è un tema di cui si discute da tempo e che si allaccia ad un'ottica più generale, e cioè il passaggio dal Mar Tirreno al Mar Adriatico, in quel canale, in quel corridoio europeo che potrebbe davvero significare molto per il rilancio dell'economia abruzzese. Sì, certamente, noi da più di 2 anni abbiamo avviato una battaglia che diremo fatta per il futuro dell'Abruzzo, per far diventare il nostro Abruzzo come grande piattaforma del Mediterraneo, grande piattaforma logistica, ed è il futuro dei prossimi 50 anni. Se noi perdiamo la trasversalità Tirreno-Adriatico e quindi est-ovest, che è l'unico corridoio possibile che ha bisogno di una ulteriore infrastrutturazione in termini di rete ferroviaria, assolutamente diventerà una grande piattaforma logistica. Noi dobbiamo essere interpreti del passaggio dal corridoio 5 Budapest-Barcellona-Civitavecchia per arrivare a Ploce e passando per il porto di Ortona. Nella, diciamo, ultimo accordo promosso anche dall'autorità portuale di Ancona, unitamente alla Camera di Commercio di Chieti Pescara, noi unitamente ai sindacati CGIL, CISL, UIL, CNA e Confesercenti abbiamo ribadito che l'impegno di questa autorità portuale è quella di riconoscere come unico corridoio trasversale del centro Italia quello che parte da Civitavecchia e arriva ad Ortona, Pescara-Ortona. Ecco, un tema strategico fondamentale perché, come detto, non si tratta soltanto di velocizzare la tratta ferroviaria Roma-Pescara in termini di trasporto pubblico, definiamolo così, ma si tratta proprio di trasporto di merci e dunque di rendere l'Abruzzo una base logistica dentro questo corridoio europeo che, come ricordava Di Giosaffatte, dovrebbe riguardare anche il potenziamento del porto di Ortona in collegamento con Civitavecchia, ma come dire, riguarda anche tutto il discorso che si sta facendo sulla famosa ZES, la zona economica speciale, che in un qualche modo è stata disegnata proprio intorno a questo collegamento. Assolutamente sì, lì entrerà in gioco anche il porto di Vasto, che è un porto regionale dove la regione ha diciamo, progettato interventi straordinari unitamente a ferrovie per la parte retroportuale e quindi è a servizio della grande, della media impresa per trasferire le merci, ecco perché noi parliamo di non solo alta velocità ma di alta capacità di trasferimento delle merci. Ecco, con queste due infrastrutture, sviluppandole ulteriormente nella logica appunto Tirreno-Adriatica, noi sicuramente avremmo messo nelle condizioni del massimo sviluppo non solo le imprese della nostra regione, ma anche delle regioni limitrofe. Tra l'altro, sul Lazio dobbiamo dire che queste infrastrutture sarebbero per il Lazio la porta verso diciamo, i Balcani. Di Giosaffatte, un'ultima cosa, una notizia, quella di ieri, un annuncio, perché è ancora un annuncio ovviamente, che lascia ben sperare in un momento però che è complicatissimo. Ecco, in un minuto, dal suo punto di vista privilegiato, qual è la situazione in questo momento in Abruzzo per il tessuto economico produttivo? C'è la necessità di raggiungere una grande posizione comune tra le istituzioni e le organizzazioni datoriali e sindacali, che vede un futuro sviluppo di questa regione come regione sostenibile d'Europa, ma come regione ad altissimo sviluppo sostenibile e industriale. Questo ce lo possiamo permettere. Sappiamo bene che in Abruzzo diciamo, c'è una media di industrializzazione, benché si tratti della regione verde d'Europa e sostenibile d'Europa, c'è un livello industriale più elevato che si avvicina molto alle regioni del nord. Questo è un
un futuro sviluppo, un treno che non possiamo assolutamente perdere per il futuro della nostra regione e per il futuro sviluppo del centro Italia. Grazie mille, grazie a Luigi Di Giosaffatte per essere stato con noi, direttore generale Confindustria Chieti Pescara, a prestissimo. Grazie.